Bentornati su Hermes Channel Web TV. Oggi parleremo di biliardo sportivo. Pino, lo sapevi che è comunque uno sport con le regole e i campionati? No, non lo sapevo. Come fai a sapere questo? Perché ho fatto io l'intervista al presidente Gianfranco Totino dell'Associazione di Castellana Grotte e Oscar Marano. Quindi ci daranno delle belle informazioni a riguardo, però prima di vedere il video iscrivetevi al nostro canale se ancora non l'avete fatto e cliccate mi piace se vi è piaciuto questo video. E non dimenticate il campanellino che vi ricorderà quando abbiamo messo i nuovi video di Skype e se volete mettere nei commenti un video che voi volete vedere, eh, che vi può interessare, suggeritecelo e noi faremo in modo di tenervi contenti. Non dimenticate poi la campanellina che eh, vi ricorderà ogni volta che metteremo i nuovi video e se volete sponsorizzare il, questa trasmissione contattateci e adesso vediamoci il video. Ciao a tutti. Siamo nella sala dell'Associazione Sportiva Amatori di biliardo di Castellana Grotte, con il presidente Gianfranco Totino e socio Oscar Morano. Il sai che di oggi, il biliardo sportivo, specialità italiana e goriziana. Oscar, perché il biliardo viene considerato uno sport e non un gioco? Allora, io sono l'atleta Morano Oscar e gioco in prima categoria e vorrei parlare di questo, chiamiamolo non gioco, ma sport del biliardo. In quanto sport, ci sono anche dei campionati? Sì, innanzitutto voglio dire che si parte dalla, dalle delle categorie, diciamo categoria amatoriale, ca prima categoria, seconda categoria, terza categoria, Fino a master nazionali e nazionali professionisti, che sono i nostri professionisti. E ci sono dei tornei proprio adibiti alle categorie: cioè, vincendo i tornei, tu sali di categoria e quindi diciamo, passi diciamo, dalla terza, alla seconda, alla prima, fino a diventare, se sei veramente un campione, un professionista. Ci date un accenno sulla Federazione Italiana Biliardo Sportivo? La federazione oggi vanta più di 30.000 atleti in tutta Italia. Eh, diciamo che negli ultimi dieci anni è quasi raddoppiata questa, questa cifra, grazie al fatto che la federazione ha diciamo, eh, fatto diventare questo sport in maniera più seria. Di fatti, non si vede più fumare nelle sale, non si vede più giocare a soldi come si faceva una volta, non si vede più parlare soprattutto si gioca in silenzio e addirittura vogliono delle, dal medico fiscale dei certificati che tu non, non fai uso di nessun tipo di sostanze, di, 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 perché sennò vieni squalificato per diverso tempo. Insomma. E quindi diciamo, è diventata una cosa molto molto più seria di quello che era un 15-20 anni fa. Grazie. Ma possono partecipare anche le donne? In, soprattutto noi abbiamo oltre 1300 donne che partecipano, sono iscritte alla federazione italiana e fanno le stesse gare che facciamo, noi le facciamo al maschio e loro al femminile, però sono molto più agguerrite di noi perché noi conosciamo delle donne che hanno veramente delle capacità notevoli. È chiaro che magari essendo noi un po' di più di giocatori maschili, diciamo, abbiamo risultati un po' diversi, però anche delle donne, ci sono delle donne che battono molto, molto spesso gli uomini, i giocatori di biliardo, ecco. Che belli questi rombi, o che cosa sono Gianfranco? Questi rombi, che poi in realtà si chiamano losanghe, non sono altro che dei punti di riferimento che un giocatore ha bisogno per orientarsi su dei tiri particolari, che poi noi tutti i giocatori li chiamiamo diamanti. Adesso Gianfranco ci commenta un tiro di Oscar. Allora, Oscar tirerà adesso un giro partendo dall'angolo 50 che è il nome, il nome che si dà a questo tiro qui e toccando una sponda, una seconda sponda e una terza sponda arriverà sulla bianca e cercherà di fare qualche punto. Ora vediamo nella sua didattica il dottor Oscar. Il tiro sembra molto buono. È fatto. Ha realizzato 10 punti più 3 di pallino. Questo tiro vale 13 punti. A farlo sempre vinciamo i mondiali praticamente. Bravo Oscar, adesso un altro tiro. Allora, questo qui effettuerà un tiro a cinque sponde, colpendo prima la lunga, la corta, di nuovo la lunga, la corta, di nuovo la lunga che sarebbe la quinta sponda, con la speranza di fare altri 13 punti così partecipiamo al mondiale. Posso? Certo. Ci sono buone speranze. Possiamo partecipare al mondiale anche questa volta qua. Complimenti e grazie mille a Oscar. E un saluto a tutti e soprattutto a tutti i giocatori di biliardo e gli appassionati di questo grande sport. Grazie. E a Gianfranco. Grazie a tutti e anche a voi di averci intervistato. Sai che può interessare o coinvolgere anche te.